Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Caso Cucchi, la sorella, dalla procura impegno a rivedere atti dell'inchiesta. Caso P3, rinviati a giudizio Verdini e Cosentino. Bologna, il prefetto annulla la trascrizione delle nozze gay. Abbiamo avuto assicurazione dal capo della procura di Roma che rileggerà tutti gli atti della vicenda. Lo ha detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il giovane romano, arrestato nell'ottobre 2009 e morto una settimana dopo all'ospedale Pertini. Intanto il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria ha querelato la sorella di Cucchi. Secondo Donato Capece, segretario generale del SAPPE, Ilaria Cucchi vuole istigare all'odio e al sospetto nei confronti dell'intera categoria. Rinviato a giudizio il senatore di Forza Italia Denis Verdini nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P3, presunta associazione segreta. Insieme a Verdini, rinviato a giudizio anche l'ex sottosegretario all'economia dell'ultimo governo Berlusconi, Nicola Cosentino. Stralciata la posizione di Marcello Dell'Utri. Il prefetto di Bologna ha adottato il provvedimento di annullamento dell'atto con il quale il sindaco di Bologna, Virginio Merola, lo scorso 21 luglio aveva disposto la trascrizione nei registri dello Stato civile dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Ma il sindaco di Bologna non ci sta e annuncia: «Io non cancello nulla, il prefetto nomini un commissario». Trovato il corpo di Russell Rebello, ultima vittima della Concordia. È stato individuato a bordo del relitto della nave ormeggiata a Genova per essere smantellata. I resti del cameriere indiano si trovavano all'interno di una cabina al Ponte 8. L'Italia non riconosce l'esito delle elezioni tenutesi nelle autoproclamatesi repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Lo ha affermato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni all'indomani del voto nelle regioni dell'est dell'Ucraina. L'attuazione delle intese di Minsk del 5 e 19 settembre rimane l'unica base negoziale per garantire all'Ucraina e all'intera area la stabilità necessaria, sottolinea il titolare della Farnesina. Monica Vitti compie 83 anni. Un compleanno lontano dai riflettori per l'attrice, come lontana è lei da oltre 10 anni da tutte le situazioni pubbliche perché incompatibili con le sue condizioni di salute. Nella sua carriera l'attrice italiana è comparsa in oltre 50 film, è stata doppiatrice, ha recitato in teatro e in TV. Lunghissimo l'elenco dei premi ricevuti, fra cui 5 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento, 12 Globi d'Oro, un Leone d'Oro a Venezia e un Orso d'Argento alla Berlinale. Si parla troppo di Balotelli. Carlo Ancelotti e il Real Madrid si preparano a ricevere il Liverpool nella quarta giornata della Champions League. I Reds si presentano al Santiago Bernabéu per riscattare il pesante 3-0 di 2 settimane fa. Nel Liverpool Mario Balotelli sarà un osservato speciale. Mario ha qualità ma è arrivato in una squadra che soffre per la mancanza di giocatori importanti come Suarez, dice Ancelotti.